Allora, viene eletto presidente dell'ANED Dario Maremoni con 34 voti a favore. Tre contrari e due astenuti. Benvenuto e grazie a Dario. Cari compagni e cari compagni, cari amiche e cari amici del Consiglio nazionale, io penso che nessuna persona dotata di raziocinio potrebbe col suo fino in fondo invidiarmi per il compito che sto per assumere. E voglio ringraziare comunque voi tutti della vostra fiducia e voglio dire una cosa che forse apparirà un po' melliflua a qualcuno, ma voglio ringraziare anche chi ha votato contro. Mi sembra che questo, l'esistenza di alcuni astenuti e di alcuni voti contrari dia anche più valore al voto che la maggioranza del Consiglio oggi ha espresso. Voglio ricordare che 20 anni fa, quando io ho partecipato al primo Consiglio, al primo congresso a Prato, a cui sono stato chiamato a partecipare, mi astenni, unico in tutta la delegazione dei presenti, sul voto per il Consiglio nazionale, creando sgomento nei nostri dirigenti di allora. Io mi ero battuto per un profondo rinnovamento del Consiglio che non era stato accolto come idea e mi sono trovato a non poter votare contro dei nomi. Se guardate l'elenco del Consiglio nazionale del 95, c'erano tutti i nomi di quelli che noi piangiamo oggi, però non volevo neanche votare a favore di un Consiglio che pure per la prima volta vedeva anche il mio stesso nome e che però non accettava un'istanza di rinnovamento che secondo me era assolutamente matura. Quindi voglio dire a chi si è espresso in modo difforme che non mi spaventa il voto difforme e che penso che nella chiarezza lavoreremo in futuro insieme per recuperare una fiducia reciproca, per modificare questo atteggiamento, questa dichiarazione sostanzialmente di sfiducia, che è un voto contrario a un'elezione di questo tipo, per superare questa opposizione. Penso che ci attenda un lavoro molto duro, non so se riusciremo quantitativamente ad aggiungere del lavoro a quello che già facciamo. Dovremo migliorare la qualità del nostro lavoro, però mi conforta l'idea che in questi 2 anni, nel corso dei quali progressivamente Gianfranco Maris ha allentato la sua presa, diciamo, la sua guida della nostra associazione, un gruppo di noi si è assunta responsabilità crescenti e mi pare, io penso che per quello che mi riguarda do questa valutazione, che l'abbia fatto con competenza, con capacità, con equilibrio, conservando all'associazione la sua unità e anche imprimendo una fortissima accelerazione alle attività e al
allargando il ventaglio delle attività nelle quali l'ANED si impegna quotidianamente. Abbiamo messo ordine nei conti, e qua il riferimento e il ringraziamento è soprattutto Marco D'Aletta. Abbiamo tenuto insieme una organizzazione che, con la scomparsa improvvisa, diciamo il venir meno improvviso della sua guida nazionale per oltre 50 anni, rischiava lo sfaldamento. E qua vorrei veramente che il Consiglio ringraziasse per la sua incredibile attività di organizzatore, Leonardo Visco Cilardi. Bravo. Abbiamo fatto aggiungere a Tiziana Valpiana e ai suoi innumerevoli impegni, soprattutto femministi, un carico di lavoro considerevole. Penso che abbiamo lavorato con grande coesione, con grande fiducia, con grande serenità, con consapevolezza delle immani difficoltà che ci attendevano, ma anche della possibilità di superare queste difficoltà. Vorrei tranquillizzare fin da adesso coloro tra di noi che lavorano principalmente all'interno della Fondazione Memoria della Deportazione. Per quello che abbiamo votato 5 minuti fa e per l'incarico che mi avete attribuito adesso, io sarò fino al congresso il rappresentante dell'ANEL nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Voglio assicurare i compagni, gli amici della Fondazione, che io in qualità di consigliere di amministrazione della Fondazione avrò come unico faro il bene della Fondazione, perché così impone la legge ai consiglieri, perché così è giusto che sia e perché sono convinto che il bene della Fondazione sia il bene dell'ANED e che ci sia interessi convergenti che devono essere più forti delle spinte separatiste. Penso che lavoreremo insieme in questi anni, che prepareremo un congresso nel quale faremo meglio e più approfonditamente il punto di quello che è stato fatto, e soprattutto vi prometteremo appunto il programma di lavoro dell'ANED nei prossimi anni. Che cosa penso io della prospettiva dell'ANED nei prossimi anni? L'ho detto, penso che sia quello che più o meno pensiamo tutti. Siamo in un momento di svolta, nulla sarà più come prima, bisognerà governare con mano forte questa fase di cambiamento e di passaggio, se non vogliamo correre il rischio di subirla e di soccombere di fronte al cambiamento che non abbiamo saputo governare. Queste erano le pochissime parole che io vorrei dirvi oggi. Torno a ringraziarvi, non so come annuncerò questa cosa a mia moglie che già pensa che lavoro troppo. Sei pensionato. Penso che abbiamo già da presto innumerevoli cose da fare. Compete, questo sì, rivendico questa competenza, compete al presidente eletto fare delle proposte per quanto riguarda la presidenza nazionale. Questo è sempre avvenuto. Noi abbiamo sempre eletto il presidente all'indomani di un congresso e Maris si è presentato
da presidente eletto e ha formulato le sue proposte per la presidenza nazionale. Io credo, per le cose che ho detto prima, che vadano confermati in blocco quelli che hanno lavorato in questi due anni e che hanno portato la barca dell'ANED in salvo attraverso il procelloso mare che aveva da attraversare. Credo che vada confermato il segretario Visco Gilardi, la vicepresidente Tiziana Valbiana e il tesoriere Marco Balestra. Penso che dobbiamo, se questo è accettato, aggiungere un solo nome. Bisogna sostituire un nome nella presidenza. La proposta che avanzo e che è, lasciatemelo dire, condivisa dal resto della presidenza, è quello di nominare, vorrei dire rinominare, il vicepresidente nazionale dell'ANED e compagno mio amico Adolvania. Forse basterebbe, diciamo, perché lui, perché ha quella storia lì, e potremmo cavarcela così. Vorrei dire che però siamo sensibili all'idea che la presidenza dell'ANED ha avuto al suo interno da sempre quella che abbiamo sempre chiamato la componente ebraica della nostra associazione, e che la componente ebraica è venuta a mancare al vertice della nostra organizzazione con la scomparsa di Dario Segre, e che da allora noi questa componente non ce l'abbiamo più avuta. È una, un limite che va superato, perché l'ANED è l'ANED, perché l'ANED è l'organizzazione di tutti, perché l'ANED è l'organizzazione dei deportati politici e virgolette razziali. Aldo... Sono della comunità ebraica, sono una madre, sono della comunità ebraica. La presidenza. Ce la vedo. No, ne abbiamo tanti tra gli iscritti, poi tantissimi. Non è quello il problema. Sto parlando di una rappresentanza al vertice nazionale dell'associazione. E noi pensiamo che la nomina di Aldo abbia anche lo, diciamo così, schiettamente, un versante utilitaristico per noi. Noi pensiamo di affidargli un sacco di lavoro e noi speriamo che Aldo ci aiuti a sollevarci da una parte delle attività che noi abbiamo fatto fatica a seguire in questo periodo. In particolare Aldo dovrà essere il rappresentante della presidenza nazionale dell'ANED a Roma. Non a Roma, dove non deve crearsi e non si creerà un conflitto con la sezione di Roma, che continua le sue attività esattamente come prima, ma nelle relazioni che l'ANED deve avere con le organizzazioni sorelle o cugine che hanno sede a Roma e che si riuniscono a Roma e che chiedono a noi e ci invitano partecipare a attività romane, e noi abbiamo faticato, uno da Udine, l'altro da Verona, noi da Milano, a seguire. È una parte importante del lavoro, è una serie di relazioni esterne, preziose, che ci sono venute meno. Aldo ha esperienza di rapporti con i ministeri per la commissione sui vitalizi. Deve aiutarci a risolvere i mille problemi che si creano in quel campo.
Io, questa è la proposta che io, lo dico a nome della Presidenza uscente, vi formulo qua. E, come già ha fatto Gianfranco Maris in passato, noi pensiamo che sia necessario allargare il ristrettissimo giro delle persone che fanno, hanno i compiti operativi, a una serie di personalità dell'associazione che, alle quali noi vorremmo chiedere di affiancarci con il loro parere. Gianfranco Maris, dopo il congresso di Mazzabotto del 2008, fondò un comitato di consultazione di cui mi affidò il coordinamento. Era un comitato, diciamo, che faceva parte liberalità della Presidenza, non è un organo statutario, i compiti, i voti, le responsabilità restano in capo agli organi statutari, però questo organo statutario chiede a un ristretto gruppo di persone, anche qua, che mettano insieme competenze individuali e anche presenze locali, in modo da avere di più e meglio il polso di quanto davvero avviene, di quanto davvero si pensa nel corpo dell'associazione, chiede di affiancarlo in questa opera di consultazione. Noi sostanzialmente ci sentiamo come Presidenza più volte al giorno ormai, attraverso le mail fondamentalmente, o se no con ogni altro mezzo, anche Skype e altri, pensiamo di, soprattutto attraverso le mail, chiedere, segnalare problemi, iniziative, programmi, scelte da fare a un gruppo di persone sparse per l'Italia che possano, che noi riteniamo utile consultare, in modo da farci avere di più, allargare quell'area di collegialità che già oggi rappresenta il valore forse più forte della nostra gestione fin qua. Naturalmente questo comitato di consulenza non sostituisce gli organi statutari, avremo, come abbiamo sempre avuto, un canale di comunicazione molto ricco attraverso la lista dei presidenti delle sezioni, potremo consultare, come tutti possono consultarsi tra di loro, sempre nella lista mail del Consiglio nazionale. È una via di mezzo per non allargare eccessivamente, non trasformare la gestione in una gestione assembleare, mantenendo efficienza ed efficacia, ma allargando l'area della base. E noi per questi organismi di consultazione pensiamo di fare i nomi. Questa è una scelta, diciamo, autonoma della Presidenza, di fare i nomi di Chiara Ciarini di Torino, di Alessio Ducci di Firenze, di Irene Briolo da Bologna. Calderà. Calderà. Di Calderà. E di Floriana Maris di Milano. Questa è, diciamo, il nostro intendimento, che ha e non può che avere esclusivamente le motivazioni che vi ho indicato.
lo statuto è lo statuto, noi siamo rispettosi dello statuto, ci assumiamo come presidenza le responsabilità che attengono alla presidenza del Consiglio, alle sue responsabilità. Non nasce un nuovo organo che decide, la presidenza decide autonomamente, così come è stato fatto tante volte in passato, di allargare un po' il gruppo delle persone maggiormente coinvolte nella gestione dell'associazione. Quindi io vorrei aprire, chiedere se c'è qualche intervento sulla nomina di Aldo Baria come vicepresidente dell'ANAE. Se nessuno chiede di intervenire, io metto ai voti questa proposta. Chi è favorevole al silenzio? Va via, contrario. Chi si astiene? Va via. All'unanimità. Va bene, vi ringrazio.